Benvenuto. Sono felice che tu sia qui. Hai deciso di prenderti un po' di tempo per immergerti nella visione di opere meravigliose. Ti sei lasciato alle spalle la città, hai varcato la soglia e hai fatto ingresso in galleria. Guardati attorno. Dalle pareti emergono paesaggi affascinanti, frammenti minerali e vegetali che si intrecciano alle acque. Acque aperte e quiete di lago, acque screziate dei colori del porto, acque d'argento che scendono veloci dalla montagna. Fermiamoci un attimo, un respiro. Fermiamoci qui. Ascoltiamo questo luogo. Luogo, spazio composito. Pareti e volumi presentano lo scorrere di colori, pensieri, concetti, visioni, percezioni, memoria, vissuti, colori, segni, gesti. Sono Ambra Gatto Bergamasco e mi occupo di danza, sono un'artista multidisciplinare specializzata in particolare nella pratica della danza vudù. Opero nel settore da 25 anni e mi occupo anche di project design e progettazione e management culturale. Sono Francesca Cola, sono danzatrice, autrice, artista multidisciplinare. Anch'io mi muovo nel campo delle arti performative da 20 anni e il linguaggio della danza non è per me un linguaggio scontato, perché appunto sono chiaramente molto affascinata da tutto quello che è il contesto artistico e visivo, motivo per cui appunto mi muovo nel campo della transdisciplinarietà. Francesca ed io abbiamo sviluppato questo nostro incontro in uno spazio comune perché abbiamo trovato delle assonanze e delle complementarietà molto importanti che hanno portato lo sviluppo di corpografie. Corpografie nasce su un interrogativo che ci siamo poste durante il periodo del lockdown, cioè come poter ugualmente coinvolgere e comunicare con un pubblico, comunque con l'umano, facendo sì che la persona potesse ugualmente immergersi in un'opera d'arte nonostante questa non potesse essere nel qui ed ora fruibile nel museo, ma proprio perché appunto era un periodo di chiusura. Per cui è nato questo attraversamento che in parte avevamo già praticato proprio attraverso un incontro corporeo e intellettuale, e in questo modo abbiamo iniziato proprio ad allenare una possibilità di traduzione dell'opera in senso estetico, quindi riportare quello che è la bellezza, cioè una bellezza proprio intesa come percezione sensoriale dell'opera, e non agirla noi direttamente, ma far sì che l'artista, quindi noi, potessimo essere il tramite attraverso cui il fruitore potesse godere proprio della bellezza, ecco. Corpografie nasce come un progetto fatto di più oggetti. Il punto centrale è come la tecnologia può essere funzionale a un corpo e non sovrastarlo. Ci sono stati tanti studi che Francesca ed io abbiamo affrontato, sul quale ci siamo interrogate. Ovviamente nel post pandemico attenzione importante è stata data al cambiamento, allo shift dell'atto performativo attraverso il digitale. Allora abbiamo proprio costruito la progettualità come una sfida. Come giustamente dice Francesca, siamo ritornati al concetto estetico, cioè il convogliare in un'azione tutti i sensi, e questo si risolve proprio nella presenza corporea. E corpografie vuole quindi essere un dispositivo
molto semplice, molto fruibile, infatti sono tracce sonore che vengono appoggiate su QR code, quindi è molto semplice l'usufrutto, ma che presentano nella traccia audio la sintesi di un lavoro molto prezioso. Non solo, non si dedica solo alla compressione, al godimento dell'opera d'arte nel contesto museale, ma diventa anche oggetto di traduzione di narrative e memorie di territori. Per noi l'opera d'arte infatti ha proprio delle sfaccettature che sono poi il nostro lavoro transdisciplinare, quindi un'opera d'arte è cos'è un'opera d'arte a livello corporeo? È un luogo, un paesaggio, un'opera, una scultura, ma anche un territorio urbano quanto montano. Quindi il nostro desiderio e la nostra progettualità è quella di creare una serie di prodotti corpografici che lavorano proprio sulla sintesi e la stimolazione del corpo, delle atmosfere corporee attraverso una narrazione, una stimolazione. Ci sono alcuni progetti che stiamo già sviluppando, quindi che sono in atto di divenire, che vedranno anche questo essere tradotto in una performance che userà lo stesso sistema. Quindi vuol dire che corpografie è anche un device, è un sistema che può essere utilizzato per portare l'atto performativo in altri luoghi magari più difficili da raggiungere. Di conseguenza la sua managerialità, la sua produzione verte ad andare in luoghi con difficili, magari con delle difficoltà di accesso e rendere quel luogo speciale attraverso il nostro ricontestualizzare, e questo vuol dire mettere in atto tutta la ricerca che noi facciamo come artiste. La mediazione vocale è importantissima, è proprio la voce che si fa carne e che permette davvero a qualsiasi persona di poter attraversare l'opera, quindi diciamo così con una consapevolezza delle dinamiche corporee, ma che sono davvero messe a disposizione di qualsiasi corpo. A livello di diffusione e di apprezzamento abbiamo ricevuto dei commenti molto positivi che ci incoraggiano a continuare. Soprattutto quello che penso sia importante comunicare in questo momento è proprio come persone che hanno potuto vedere le corpografie hanno espresso che se questo fosse uno strumento più diffuso in aree come gli ecomusei o i musei e le gallerie, la frequentazione sarebbe maggiore, perché si dà proprio la possibilità di vivere un processo incarnato e quindi di essere protagonista e partecipe dello spazio e dell'opera. E vogliamo ringraziare chiaramente la Galleria Giannoni, che ospita l'inaugurazione di questo progetto, il Comune di Novara e la curatela preziosissima di Oltre le Quinte, Cristina Pastrello, che hanno proprio ricamato questo momento, e Nova, che ha curato il sound design delle tracce audio.